Allora, io credo che Asamoah abbia delle buone chance di rimanere a Torino anche nelle prossime stagioni perché comunque è un giocatore poliedrico, può fare il laterale di centrocampo, può giocare anche in posizione più centrata e ha dimostrato anche di essere determinante nella sua esperienza friulana e credo che saprà ripetersi ancora. Qui a Torino, lasciamogli un attimino di tempo e soprattutto, rivediamolo quando la condizione fisica gli permetterà di esprimersi a livelli che avevamo conosciuto. Luigi, grazie, rimani però in linea, chiedo alla regia di lasciare Luigi in linea, andiamo avanti con i nostri discorsi, guardiamo un attimino i pro e contro, Filippo, fai tu. Beh, qui abbiamo una sventagliata di situazioni. Poco cinici sotto porta, Quagliarella e Anelka non valorizzati, Asamoah da recuperare, Vucinic sprecone, Pepe stagione finita, Pirlo col fiato corto, Isla non decollato e Caceres ai box. Ma dando una priorità di gravità, forse quella che balza più all'occhio, che poi ovviamente sono due cose correlate. Vucinic sprecone e poco cinici sotto porta, l'abbiamo già detto e ridetto, è una squadra che sta facendo grandi cose, però non ha un giocatore da 15-20 gol e il fatto che Vucinic sprechi tanto e non ci sia, sono due cose appunto collegate. Guardiamo un attimo anche i lati positivi, se è possibile, grazie al cartello precedente della regia. Pier Giorgio, a te, i pro. Leggi tu perché io fino a là non leggo, Hai ecco. un'uveite anche Ho tu in corso. un'uveite, Un'uveite. sì. Da un anno in testa alla classifica. Napoli a meno 9, dietro c'è la bagarre. Super Chiellini e Super Pogba. Giovinco, Quagliarella e Matri recuperati. Difesa ok, 0 gol in Europa nelle ultime 4 In realtà gare. sono le ultime 5 gare. Difesa ok, solo 18 gol subiti in campionato e Llorente, uomo mercato. Questa è la Sì, ma gamma. sicuramente ci sono tanti pro. Io per mia mentalità sono sempre più portato a vedere le cose positive rispetto alle cose negative. Negative. Quindi io credo che sicuramente tra i contro che abbiamo visto prima e i pro ci sono molti più pro. È vero, non siamo cinici sotto porta, non c'è il giocatore che fa 20 gol, però quando li fai ruotare quei quattro lì, i gol te li fanno Te li fanno, comunque. quindi Quindi è vale anche tre efficace. punti, E vale da tre punti. qualunque La ruolo. stessa tipo di tattica della scorsa stagione con uomini quasi uguali. Anche perché questa è una notazione, il mercato poi di quest'anno alla fine della fiera sta incidendo relativamente poco. Luigi, noi, non so se ci stavi seguendo, abbiamo promesso un colpo di mercato che ci arriva grazie a Nadia Carminati di skysport.com. Stava parlando della difesa. La difesa è da sempre il reparto che sul mercato affascina un po' di meno perché i fantasisti, i centravanti, la fanno da padrone, in realtà la difesa della Juve dovrà essere comunque aiutata nella prossima stagione e c'è un nome che si fa sempre più probabile ed è quello che state vedendo grazie alla regia. Fernando Amorbieta dell'Athletic di Bilbao, venezuelano, classe 1985, è un venezuelano che però è più spagnolo di qualsiasi altro venezuelano, tant'è che ne possiede il passaporto e quindi è un comunitario. Verrebbe Sì, via. infatti anche perché se no non potrebbe giocare all'Athletic Bilbao, che tessera Esatto, soltanto Baschi, sai, quindi soltanto Baschi puro sarebbe sangue, questa è una improponibile. piccola eccezione. Cosa ne pensi? Noi lo diamo quasi per certo, anche se nessuno ha i fari ancora accesi. Arriva dall'Inghilterra questa indiscrezione. E questo è un po' il fulcro di questa trasmissione che regaliamo ai nostri telespettatori. Ha un giocatore di grande prospettiva e soprattutto di grande prestanza atletica. Io non mi fido degli spagnoli in Italia, soprattutto dei difensori. Faccio un esempio per tutti: nel Napoli Ruiz non è mai entrato nell'undici titolare di Mazzarri. In Spagna, nel Valencia, è diventato quello che è uno dei migliori difensori centrali della Liga dopo Sergio Ramos e Piqué. Quindi insomma, sono un po' dubbioso. Se volete, vi do una notizia di mercato che però non riguarda la Juve, riguarda il Barcellona che stavo seguendo in questi giorni per via della partita di domani col Milan. Certo che sì. Pare che il Barcellona stia per chiudere, dovrebbe chiudere i prossimi giorni con Gareth Bale per la prossima stagione. Quindi, e se domani tra l'altro il Barcellona perde ed esce dalla Champions, la squadra verrà traghettata fino a giugno da Johan Cruyff, che tornerebbe dopo 17 anni sulla panchina degli Azulgrana. Johan Cruyff. Questo vi posso regalare, E esatto. caspita, sono due bei regaloni pesanti. Con questo noi ti salutiamo. Grazie Luigi, alla Grazie a prossima voi. puntata anche fisicamente qua con noi nei nostri studi.